racconta com'è la situazione oggi, ma siccome lui è lì da ieri, vediamo intanto il servizio e poi arriviamo da lui. Questa è la vecchia dogana del Brennero. L'anno scorso ho fatto questa strada parecchie volte, due volte, tre volte alla settimana. Qui ti fermavano, ti chiedevano il test, se ce l'avevi potevi proseguire, se no dovevi fermarti sulla destra. Adesso che l'Austria è in lockdown, sono passato anche due volte questa settimana e non c'era nessun controllo. Oggi è l'ultimo giorno, ci stavamo preparando per gli spettacoli durante l'epoca dei mercatini di Natale e sfortunatamente dobbiamo annullare tutto. Per prima volta da un anno e mezzo abbiamo una situazione di prenotazioni abbastanza positiva, di dover annullare tutto di nuovo è come imprenditore turistico è una grande frustrazione. Quando ci hanno dato la notizia, per me è stato quasi uno shock, perché non pensavo che arrivassero a chiuderci proprio nel periodo più forte, delle vendite. Pensavamo di recuperare quello che avevamo perso nei precedenti lockdown. Di chi è la colpa? Innanzitutto dei Novax. Io penso che il vaccino non è l'unica soluzione. Sono guarita di questa malattia, ho passato 3 settimane a casa. Dal Covid? Dal Covid. Contagiarsi è successo o è stata una scelta volontaria? Non mi sono allontanata molto, perché sapevo che se sarò guarita di questa malattia, dopo ho pensato che non devo vaccinarmi. Da febbraio in poi ci sarà l'obbligo di farsi vaccinare. Se questa è l'unica soluzione, si vedrà. Non lo so, c'è molta gente che non vuole, è chiaro, come imprenditore che stai fermo, c'è una certa rabbia ti dà, no? Ma c'è un po' di tristezza, devo dire. Innanzitutto che si spengano le luci in generale, l'atmosfera e tutto già è brutto. Poi per noi commercianti è una perdita enorme, insomma.